A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Scaparro, ciao, benvenuto. Ciao Paolo, grazie, grazie. Siamo pronti per testimoniare, non so, che si presta molto su, con il gioco di parole, c'è questa incertezza di non sapere, ma in realtà è il titolo del brano. È il titolo del brano, del sì, in realtà brano, è... Su questo ci siamo. Sembra fatta apposta, però ecco, ce lo vediamo così. La risposta è un po' quella vecchia storia di Quo Vadis, quel mondo lì, no? Dove è uscito un nuovo disco, non so, se no dico ma è uscito... Mi piace molto questo trattato quasi che ho letto nella cartella stampa sull'amore, qui c'è proprio tutto un mondo che immagino ti sta particolarmente a cuore. Senz'altro sì, le esperienze ci portano sempre anche quello che è la canzone adesso attuale, comunque quando parli d'amore parli sempre di un argomento che riguarda un po' tutti, quindi tutti quanti bene o male, anche se siamo diversi uno dall'altro, ci ritroviamo nei comportamenti e nelle emozioni che riguardano l'amore, quindi è sempre bello parlarne ed è sempre apprezzato da chi poi ti ascolta. Passa il tempo e non ci sto. Mi piace anche la definizione che hai dato, figlio di Piazza Trilussa, chitarra in mano e s'abbracciamo. Sì, perché quella quella è stata la filosofia per anni, cioè diciamo che con i miei amici si andava a Trastevere quando si poteva fare, perché adesso ti fanno le denunce per schiamazzi, no? A voi. Però io mi ricordo che quando ci andavamo noi, che avevamo circa 20 anni, 21 anni, e si poteva fare ed era anche molto apprezzato, andavamo lì e strimpellavamo inventando parole e testi, da lì è nata la prima canzone cantata proprio a Trilussa, una totale improvvisazione che poi è stata ovviamente revisitata e modificata, che poi ha dato il là a tutto il resto e ci avrò avuto ecco 24-25 anni, non di più. Il là ufficiale per il futuro? Il là ufficiale, diciamo che durante una strofa particolarmente divertente un mio amico che adesso si è trasferito in Argentina e sono parecchi anni che purtroppo non lo sento, ha detto perché non fai una canzone su questa strofa che hai appena detto, con quella che hai appena detto, e da lì è nata poi la prima canzone. E poi, dato che poi è piaciuta fondamentalmente ai ragazzi, mi è venuta voglia di scriverne un'altra e poi un'altra ancora, e poi si sa come si quando una cosa ti piace e riscontra successo, va avanti da sola, insomma. Come si dice, una canzone tira l'altra, insomma, non si riesce. Sì. Come i cioccolatini della nonna, esatto. I biscotti. Il famosissimo detto. Mi chiedi se sto male, se soffro ancora bene, come se cancellarti non so. Non sapevo suonare, scrivevo solamente, e dato che poi volevo dare un po' di allegoria alla poesia a mo' di filastrocca, ho deciso di provare a suonare questo strumento. Non è stato facile, è stato prenderlo, riposizionarlo, il barré è stato uno scalino importante. Ancora oggi, dato che ho cominciato tardi, non è che sono questo gran suonatore di chitarra, è ancora molto vivace, acerba la mia chitarra. La scrittura ormai è diventata, diciamo, si è rafforzata col tempo e attraverso l'esperienza è diventata abbastanza solida e efficace, mentre la chitarra ancora tutt'oggi è incappo nell'errore e tutto quanto. Alla fine penso che sia importante il supporto che ti dà dal punto di vista compositivo, no? Al di là poi della performance. Quello è fuori discussione, anche perché io faccio prima la musica e poi mi viene da scrivere. In base a quello che mi trasmette la musica scrivo qualcosa. Prima non era così, prima era il contrario. Ah, ok, quindi c'è stata una inversione di tenere. Inversione, sì. Dalla musica alle parole c'è il passaggio va vigive va vive va o sì, sì, sempre, quotidianamente. Registrazioni senza senso che uno ascoltandole pensa di essere sbarcato, che ne so, in India o in Bangladesh, perché non si capisce niente di lingua, una babele. Sì, un po' di italiano, un po' di inglese. Certo.
un po' di francese, cioè c'è un po' di tutto, capito? A proposito di composizioni, mi arriva notizia che sei cintura nera in questo senso, quindi... Sì. Ce ne stanno parecchie, diciamo. Allora avremo modo di riaggiornarci su varie ed eventuali, per ora non so cosa succederà. Ma, vedremo. Staremo a vedere. È stato davvero un piacere, un grande in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Paolo, un abbraccio a voi e grazie dell'opportunità dell'intervista, insomma. A presto, ciao. Ciao, ciao Paolo, grazie. Cancellarti non so.